Il prezzo di qualsiasi asset scambiabile sul libero mercato è guidato da due forze che si contrappongono, domanda e offerta. L'insieme di queste due forze forma quella che viene definita price action. Esiste un'intera scuola di trading dedicata alla cosiddetta naked price action, la price action nuda, ovvero soltanto l'analisi di prezzo e volumi, senza considerare indicatori, medie mobili, RSI e tutti questi accessori, chiamiamoli così. Ed è proprio quello che vi voglio proporre in questo lungo video. È lungo, sono 40 minuti circa, ma spero ne varrà la pena perché si propone come un corso completo del trading basato sulla price action nuda. L'analisi del prezzo dei volumi, in particolare in corrispondenza di certi livelli di prezzo chiave, quelli volgarmente detti, per capirci, supporti e resistenze. Non aspettatevi il banale compro quando rimbalza sul supporto o compro quando fa il break dalla resistenza, perché ci sarà un mondo dietro, come vedrete. E infatti oggi lo scopo principale di questo video è impostare innanzitutto un'operatività basata sull'identificazione di una struttura di mercato sulla quale andare ad operare. Solo in seguito impariamo a identificare come si trovano i livelli di supporto e resistenza. Non aspettatevi che basti tirare delle linee in corrispondenza dei massimi e dei minimi, perché scoprirete anche qui, ahimè, che c'è molto di più dietro. Come trovare quelli più efficaci e come andare a scoprire al momento giusto e col giusto anticipo quei segnali che il comportamento del prezzo in corrispondenza dei livelli chiave ci dà per aprire posizioni. E infine, infatti, vi presenterò 5 diverse tipologie di setup operativi con entry, stop loss, take profit e tutta la strategia di gestione della posizione che potete applicare anche voi una volta che avete capito il tutto. Quindi spero che alla fine ne uscirete, insomma, con più conoscenza sul comportamento del prezzo e, perché no, una marcia in più da inserire nelle vostre strategie di trading. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero che sarete contenti di passare questa mezz'oretta a vedere questo video e che ne uscirete più capaci di prima. Lo scopo è questo. Vuole essere un corso, diciamo così, un mini corso condensato appunto sulla naked price action, e si va ad aggiungere a quella serie di piccoli corsi che sto cercando di proporre, come sempre, gratuitamente a voi, finalizzati un po' ad incrementare le conoscenze del trading, che ahimè mi rendo conto sono difficili da reperire certe informazioni, e quindi io, insomma, cerco di impacchettarle nella maniera più comprensibile per voi. Qualsiasi commento, mi raccomando, costruttivo, critica, qualsiasi cosa è sempre ben accetta per migliorare il mio lavoro, lasciatemeli pure qua nei commenti. Vi ricordo che potete scaricare gratuitamente le slides che utilizzo come supporto per questo mini corso tramite il link a Google Drive che trovate qua sotto, e vi invito assolutamente a farlo. Potete condividerlo con chi volete, è assolutamente gratuito e la mia politica è davvero quella del dare, quindi fatelo pure, basta che citiate ovviamente l'autore. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate tantissimo, a voi non costa niente, per me vuol dire tantissimo. Iscrivetevi al mio canale e mi raccomando attivate anche le notifiche, già che ci siete, così siete i primi a vedere i miei video. Inoltre seguitemi sugli altri canali social, trovate i link in descrizione. Adesso preparatevi, tirate il fiato e partiamo con la maratona sulla naked price action. Oggi andiamo a vedere in maniera approfondita quelle che sono le forze principali che muovono il mercato, ovvero domanda e offerta. Il movimento, appunto l'andamento della domanda e dell'offerta, si chiama price action, e esiste tutta una, diciamo così, categoria di trading, una scuola di trading basata proprio sulla price action, quindi sullo studio di domanda e offerta, ed è proprio l'argomento di questo video. Trattiamo in particolare la price action intorno ai supporti e alle resistenze. Perché? Perché la price action tende a comportarsi in maniera particolare e, passatemi il termine, standardizzabile o patternizzabile, in prossimità dei livelli chiave di prezzo, che sono proprio i supporti e le resistenze. Quindi non aspettatevi un semplice quando rompe la resistenza questa diventa un supporto e bisogna comprare, perché faremo un'analisi molto più approfondita e soprattutto vi introdurrò il flusso di lavoro e di pensiero che c'è da impostare al fine di impostare una corretta operatività sulla price action, che va ben oltre a questi semplici concetti. Quindi iniziamo subito, facciamo partire
la presentazione che vi ricordo trovate scaricabile gratuitamente se seguite il link che vi lascio qua in descrizione a Google Drive e iniziamo a vedere l'ABC. Quindi che cosa sono supporti e resistenze? Partiamo proprio dalle basi. Un supporto è un livello di prezzo che ostacola la discesa del prezzo stesso, ovviamente. Al contrario, una resistenza ostacolerà la salita. Come vedete da questo grafico abbiamo un trend in corso, una prima resistenza qua, di nuovo una flessione del prezzo che va a cozzare contro il supporto, lo respinge, incontra di nuovo la resistenza e finalmente la rompe. La rottura di una resistenza o di un supporto si chiama break, che può essere breakout o breakdown a seconda che appunto rompa una resistenza o un supporto, e una volta che dopo la rottura il prezzo approccia di nuovo la resistenza, la ex resistenza ora diventata supporto, si chiama retest, perché appunto lo testa di nuovo. E infine, come trovate qua sotto per completare il glossario dei termini su supporto e resistenza, un supporto che viene rotto flippa a resistenza e una resistenza, come in questo caso, flippa a supporto. Si chiama così perché è preso dall'inglese, che il termine è support to resistance flip, quindi flippare è un po' italianizzato. Quindi quando me lo sentite dire, il significato è questo. Come si forma un supporto e una resistenza? Questo è importantissimo, mi raccomando, perché un supporto e una resistenza è molto di più di una linea, perché può essere un'area, può essere, insomma, lo capirete meglio tra poco. Un supporto e resistenza si può originare in vari modi. Vi elenco quelli che secondo me sono più significativi, ovvero danno origine a supporti e resistenze più forti. Numero 1, un livello che respinge violentemente il prezzo, il che significa che la price action, il prezzo, arriva a quel livello lì e improvvisamente, pam, parte verso la direzione opposta e si forma una di quelle tipiche formazioni a V, ok? Puntiformi. Cosa significa violentemente? Significa che in prossimità, in corrispondenza di quel prezzo lì che diventa il livello chiave, compaiono volumi, compaiono candele molto ampie e in particolare una chicca, una ciliegina sulla torta che mi darebbe molta più significatività, è un pattern di tipo engulfing, quindi una candela di senso opposto a quella precedente che la ingloba completamente. Immaginatevi che il prezzo sta scendendo, arriva al livello di prezzo chiave e improvvisamente si palesa una candelona di verso opposto, a ampia il doppio o il triplo ad esempio della precedente. Ecco, quella è un engulfing. Vi faccio vedere un esempio, un disegno. Queste, vedete, sono tutte formazioni a V. Questa è una, questa è un'altra. Comunque la più violenta è questa, perché adesso qua ho tagliato i volumi, ma c'erano volumi altissimi, vedete, a repentina in sole due candele c'è questa il recupero del livello di prezzo precedente di questa candela di dump, e quindi vedete questo essere repentino, questo essere impulsivo e avere volumi a sostegno crea questa V-shape, ok? Questa formazione puntiforme a V per l'appunto. E la base della V, intesa come chiusura delle candele, io utilizzo sempre le chiusure e non le shadows per andare a definire supporti e resistenze, mi va a definire appunto un supporto. E infatti guardate come è ben rispettato nei touch successivi, finché poi non c'è, ovviamente, prima o poi arriva la rottura. Torniamo indietro. Comunque, volumi, ampiezza, engulfing. Andiamo al punto numero 2 di origine di un supporto o una resistenza, il cluster intermedio, che secondo me è il più efficace in assoluto, permettetemelo. Gli ho dedicato un video tutto a lui, se vi interessa approfondirlo, perché ne vale davvero la pena. Tra l'altro in questo video vado a spiegare proprio come si forma anche dal punto di vista della price action al suo interno, insomma il suo perché. Ora ve lo banalizzo agli estremi. Che cos'è un cluster intermedio? Un cluster intermedio è questo. È durante un trend una candelina di arresto, come questa rossa, possono essere anche due, tre, insomma, un clusterino di prezzo piccolo nel quale per un attimo il mercato si ferma durante un movimento molto forte. Questa candelina, nella sua ampiezza, se fossero due piccole altrettanto valido, nell'ampiezza totale, sempre dentro al body della candela, formano il cluster intermedio e diventa un eccellente supporto finché ovviamente poi non flippa resistenza, in quel caso lì varrà nel senso opposto, ok? Diventa comunque un livello chiave di prezzo.
i cosiddetti enhancers, ovvero ciò che rende più forte questa comparsa di questa origine di supporto resistenza, sono l'ampiezza ridotta della candela, perché tanto più è piccola e tanto meno candele ci sono, idealmente una, però ve l'ho detto, potrebbero essere anche due, tre, però devono essere poche e piccole e concentrare tanti volumi, perché significa che il prezzo si è compattato in quell'intervallo lì e ha avuto molta significatività. Immaginatevi che ci sono state molte compravendite a quel prezzo lì e quindi ha settato una sorta di livello base, ok? Perché è diventato un livello chiave di prezzo, per l'appunto. Numero 3, un livello che respinge multiple volte il prezzo, questo è abbastanza banale, e la forza, attenzione, questo punto è importante, la forza di un supporto resistenza che respinge più volte il prezzo si palesa solo al flip. Perché? Perché ad ogni test, ogni qualvolta un supporto viene testato, si continua a indebolire, perché la liquidità che lo sostiene viene assorbita sempre di più. Immaginatevi, un supporto viene difeso da persone che comprano, nel mercato è così. Ad ogni test qualcuno compra per riportare il prezzo in alto, ma se continua poi a tornare giù, la gente ha comprato e ne rimane sempre meno, finché poi non si esaurisce la forza del supporto, ok? Solitamente vale questa regola. E quindi un supporto testato più volte, a che cosa mi serve saperlo? Che una volta che c'è il break, la rottura, al retest diventerà una resistenza e sarà tanto più forte quanti più test quando era supporto ha subito. Questo è davvero importante da capire. Ultima cosa per quanto riguarda i livelli orizzontali. I cluster di volumi, questo è un punto un po' complicato, non sapevo se citarlo oppure no, ma alla fine ho deciso di sì. Che cosa sono i cluster di volumi? Allora, serve il volume profile per valutare questa cosa, quindi se non sapete neanche cos'è, ignorate questo punto, andate avanti, non morirete per questo, ma se vi interessa e volete saperlo, ascoltatemi. Allora, il cluster di volumi è una formazione di questo tipo, guardate questo range qua, all'interno di queste due linee gialle, perdonatemi di nuovo tutte le linee nel grafico. Questo è il volume profile, questa formazione qui è un cluster di volumi, vedete, sono volumi superiori alla media in un'area abbastanza ristretta di prezzo. In particolare questo vale ancora di più se c'è il point of control al suo interno. Gli estremi dei cluster di volumi, quindi la zona in cui il livello di prezzo in cui i volumi iniziano a diventare alti, fungono da supporti a resistenze o comunque diventano livelli chiave di prezzo. Questo funziona particolarmente bene se in confluenza con altre cose, quindi con test multipli piuttosto che con formazioni a V, ecco, con quelle cose che abbiamo visto prima. Da solo è quello che forse vale un po' meno, però come confluenza è eccellente. Questo è quanto per i livelli orizzontali. E infine la trend line, come si definisce? Ma la trend line nasce al terzo tocco, quindi di solito quando fa uno, due tocchi si inizia a tracciare una linea, ovviamente, che passa per i due punti, e se un terzo tocco la conferma, da lì abbiamo una trend line. Sulla trend line io non imposto mai nessun tipo di setup operativo. Perché? Perché è un po' arbitraria, diciamo così. Quindi la trend line mi dà un bias, mi dà un'idea se c'è un movimento rialzista in corso, che insomma c'è una trend line a rialzo, e soprattutto quando inizia a venire violata mi inizia insomma a cambiare un po' il bias, quindi magari da rialzista passo a neutrale quando vedo che viene rotta ed escludo una certa tipologia di operatività. Lo vedremo meglio comunque tra poco. Che cos'è che rinforza i supporti e le resistenze, ovvero che li rendono più significativi? Varie cose, alcune le abbiamo già viste, le abbiamo già citate, però ve le ripeto tutte. Confluenze tra più casistiche viste prima, esempio appunto il cluster di volumi più il doppio triplo tocco nello storico prima di flippare, piuttosto che il cluster intermedio al quale si va a sovrapporre anche un livello al quale il prezzo è stato respinto in maniera molto violenta, ok? Più di una casistica sovrapposte, più confluenze ci sono, più diventa significativo il livello di prezzo.
Altra cosa importantissima, la maggior ampiezza del time frame su cui sono individuati. Un supporto, una resistenza individuato su time frame settimanale è estremamente più significativo che uno individuato su un time frame di 4 ore, ok? Più è ampio il time frame, più è significativo il livello di prezzo. Lo stesso livello come supporto a resistenza sia statico che dinamico, il che significa che una trend line della quale abbiamo già i nostri tre tocchi, l'abbiamo tracciata, va a incrociarsi anche magari con un livello di prezzo orizzontale e quel livello lì diventa ancora più importante. Volumi mossi alla sua rottura, il che significa quanti volumi accompagnano la candela di break. Più volumi ci sono e più quel supporto resistenza diventa importante quando flippa, dopo il suo flip. Numero di test prima della rottura, questo sempre relativo a dopo il flip, come abbiamo visto prima. Quindi più viene testato e più volumi sono associati al break e dopo diventerà molto più forte la sua nemesi. Insomma, se prima era un supporto, da resistenza sarà estremamente forte, tanti più volumi ci sono alla candela di break e tanti più test ha fatto prima di flippare. E infine il bias del mercato. Io non l'ho detto, ma bias significa un sentimento verso il mercato, ovvero una predisposizione rialzista oppure ribassista, si intende molto banalmente. Se c'è un mercato rialzista, quindi un bias rialzista, tenderanno a essere più efficaci i supporti, cioè le resistenze cedono e i supporti tengono di solito durante un bias bullish rialzista. Durante un bias bearish, al contrario, i supporti cedono e le resistenze tengono. Quindi l'ideale, il workflow ideale, l'operatività ideale, per quanto mi riguarda ed è quella che vi voglio proporre in questo video, prevede l'identificazione di supporti e resistenze high time frame, ovvero ad un time frame elevato, ampio, nell'esempio che vi porto io, che è quello che utilizzo sempre io, quello settimanale, e infine su un setup low time frame vado a individuare la price action e quindi a costruire appunto i setup stessi e aprire le posizioni. Questo perché? Perché high time frame dall'alto sul settimanale vado a individuare i livelli chiave che sono molto molto importanti per il movimento e poi scendo su un setup low time frame vado ad individuare i livelli chiave anche lì, inquadro com'è la situazione e vedo in maniera più dettagliata la price action, perché ovviamente se guardo solo un time frame settimanale ho dei limiti. Se sul time frame settimanale traccio i livelli chiave poi zoom giù nel giornaliero, sul giornaliero vedo un movimento più dettagliato senza entrare però eccessivamente nel dettaglio, perché volendo si può andare anche nell'intraday, si può andare su time frame velocissimi, soltanto che più un time frame è dettagliato e più è accompagnato da rumore e quindi il segnale si perde via, ci sono più falsi positivi sui setup e finisce che diventa più difficile starci dietro. E quindi io vi propongo questa via di mezzo che combina il settimanale per identificare i livelli chiave, il giornaliero per andare a individuare la price action e aprire le posizioni. Questo è il workflow. Prima cosa da fare, definizione della struttura high time frame settimanale, supporti e resistenze e struttura, come vi dicevo. Cosa significa struttura? Significa il mercato, come si sta muovendo, c'è più domanda, c'è più offerta o si equivalgono, quindi c'è un susseguirsi di supporti che tengono e resistenze che cedono, che significa essere in uptrend, oppure di supporti che cedono e resistenze che tengono, il che significa essere in downtrend, oppure di supporti e resistenze che entrambi tengono e quindi significa non essere in trend ma essere dentro ad un range. Questo è quello che devo andare a definire. In particolare, se sono in un range, dovrò andare a definire il range high e range low, che sono i supporti e resistenze alla base, agli estremi del range. Se sono in un trend, dovrò andare a identificare gli swing, quindi gli alti e i bassi del trend stesso, oltre ovviamente ai livelli storici, secondo le definizioni che abbiamo visto prima, cioè le origini dei supporti e resistenze. E infine, cosa discretamente semplice, vado a definire il bias settimanale. Banalmente, se ci sono massimi crescenti e minimi crescenti sarò bullish, se tutto è decrescente sarò bearish, se invece è laterale sarò neutrale. E qua ho un inquadramento su time frame elevato, high time frame.
Quindi passo al definire la struttura sul low time frame, sul giornaliero, individuando supporti e resistenze cosiddetti minori, ovvero quelli che si vedono su time frame giornaliero ma non si vedono sul settimanale. In base a essi andrò a identificare la struttura giornaliera, che attenzione, non per forza è concorde a quella settimanale. Posso essere bullish biased sul settimanale e bearish biased sul giornaliero. Ed è proprio questo confronto della struttura giornaliera con la settimanale, se sono concordi o discordi, che mi imposterà poi l'operatività. Ed ecco che arriviamo all'operatività. In base alle strutture identificate, imposto l'operatività stessa, imposto i miei setup che identifico, lungo trend o contro trend. E questa è la cosa importante, cioè se i due bias sono discordi io sarò contro trend, se i due bias sono concordi io sarò lungo trend. E in questo ovviamente ci si inserisce anche il caso di mezzo, che è il caso di ranging. Identifico i setup sul low time frame, attenzione, è lì che vado a identificare i miei setup, però con in mente tutte quelle strutture che ho definito prima, e poi vado ad aprire le posizioni. E adesso arriviamo al dunque, ovvero alle posizioni, ai setup. Tenetevi forte che partiamo. I setup che vi presento oggi sono 5, alcuni dei quali li ho copiati perché sono estremamente simili, e questo è l'elenco. Adesso ve li mostro uno a uno, partendo dal più semplice, ovvero il break, che è la rottura della resistenza o del supporto. Rottura della resistenza si definisce breakout, rottura del supporto si definisce breakdown, in base alla, ovviamente alla direzione in cui il prezzo va. I possibili entry sono al break stesso. Quindi semplicemente metto uno stop buy, stop market buy, in particolare se è una rottura di una resistenza ovviamente, in modo che una volta che il prezzo supera la resistenza io entro. Questo è l'entry più aggressivo in assoluto. Entry numero 2, al retest, quindi una volta che rompe e ritesta la resistenza che è diventata supporto, quindi alla conferma del flip in questo caso, con un limit buy, quindi dopo il break, che mi ha convinto perché è arrivato abbastanza in alto superando la resistenza e chiudendo almeno una candela o magari anche due o tre se voglio qualche conferma oltre al livello di resistenza, io dico ok, il break è avvenuto, al retest voglio entrare, metto il mio limit buy, ok? Quindi queste sono le due principali possibilità di entry, e solitamente il mio consiglio è quello che faccio io è o di rimanere cauto, quindi entrare soltanto al retest, oppure frammentare l'ingresso, ad esempio un terzo del size al break e due terzi al retest. Io tendo sempre comunque a sbilanciarmi di più verso la cautela. C'è la possibilità poi di compounding, il che significa andare ad accrescere i size della posizione ad ogni nuova struttura di high-low che si ferma, perché io faccio il mio break, retest e poi vado avanti se ovviamente la struttura si conferma e supero il massimo precedente, faccio un higher high e lì appunto posso ripetere break, retest ad ogni nuovo high-low che si forma. Attenzione alla retest area, tra poco vi mostro anche il grafico, attenzione che così ci capiamo meglio. La retest area non è soltanto la linea di supporto resistenza, qua serve il grafico per aiutarmi. Guardate, questo è una formazione qui di resistenza testata plurime volte e viene poi rotta, vedete, ho il break, ho una candela che insomma va molto oltre la resistenza, quindi mi convince. Poi abbiamo una candela di inizio flessione e qua ci sta a dire, bah, metto il mio limit buy nella zona di retest. Come funziona il discorso del retest? Allora, la retest area io la definisco in questo modo. Prendo come massimo il massimo della higher shadow, se si tratta di una resistenza ovviamente, che ha flippato supporto, e la uso come zona massima appunto di questa area. La zona minima invece è o la resistenza stessa o la zona dove chiudono la maggioranza delle candele in prossimità della resistenza stessa. Insomma, lì è un po' a piacere. E solitamente spalmo i miei ingressi, fraziono i miei ingressi, non li tengo mai tutti allo stesso livello, ma li fraziono in parti uguali o più o meno uguali, a seconda che ci tengo di più ad entrare di sicuro oppure ad entrare ad un prezzo basso, li fraziono all'interno appunto dell'area stessa. Quindi la cosa che deve essere chiara è che il retest non avviene praticamente mai allo stesso livello della resistenza che viene rotta, è rarissimo, quindi non fatevi ingannare da questa cosa, altrimenti vi perdete un sacco
di entry. L'area di retest, ottima statisticamente, l'ho tirato fuori così, è quella che parte appunto tenendo come massimo il top della higher shadow prima del break, che insomma viene utilizzata poi per pescare la liquidità. Adesso non vi sto a spiegare tutti i motivi dettagliati, ma un senso c'è, insomma. Comunque questo è il setup ideale. E quindi quella è la retest area, al break, al retest e poi eventualmente c'è il compounding. L'invalidazione di questo setup si ha alla perdita del supporto della resistenza rotta. Quindi se il prezzo inizia di nuovo a navigare qua sotto e a chiudere delle candele sotto la resistenza, significa che il break non è affatto avvenuto. E sono in presenza del setup numero 2, che è il falso break. Allora, il 2 e il 3, il setup 2 e 3, che sono il failure swing e il falso break, li ho messi insieme perché fanno entrambi parte della categoria dei falsi break. La differenza è il time frame su cui li si guarda, cioè un falso break su un time frame più breve spesso diventa un failure swing su un time frame più ampio. È tutta questione di punti di vista e tra poco capirete anche il perché. Partiamo dal failure swing. Che cos'è? Il failure swing si ha quando, anche qui ho fatto un video apposito su questo setup, se vi va ve lo linko qua, il prezzo rompe il supporto resistenza ma poi la candela medesima nella quale viene rotto chiude rientrando dentro. Quindi come si vede, cosa si presenta ai nostri occhi? Una shadow lunghissima e una candela che supera la resistenza e il supporto, vi ho già spoilerato, e poi la candela che chiude però il suo interno, ok? Questo ad esempio è un failure swing. Vedete, questo è il supporto, questa è la candela che va a bucare il supporto e poi chiude però all'interno di nuovo del supporto, e quindi è un pattern failure swing. Possibili entry: alla prima chiusura della candela al rientro, quindi in questo esempio qua, in questa chiusura, altrimenti alla chiusura di una candela intraday già al rientro. Quindi quello che faccio è, io vedo che si sta creando questa situazione, vedo che il prezzo scende fin qua, poi si inizia la fase di riacquisto, rientra, e qui posso andare a zoomare un po', questo è il giornaliero, andiamo sul 4 ore ad esempio, e se chiude una candela 4 ore qua dentro, per me può già essere definibile un failure swing. Ovviamente questo mi espone di più al rischio di falsi positivi, ma di contro mi fa entrare prima. È una posizione con un risk to reward ratio migliore. Chiusura di una candela oltre il supporto o la resistenza, ma rientro nelle candele immediatamente successive, al contrario è il falso break. Vedete che è molto simile, perché non abbiamo il tutto nella dinamica di una sola candela, ma tac tac, qua ad esempio la candela subito dopo, potrebbe essere due candele dopo, tre candele dopo, il discorso non cambia. Fatto sta che è un break che viene invalidato subito, poco dopo. Come la vado a impostare una posizione qua sopra? Vado a entrare alla prima candela che è chiusa rientrando all'interno della resistenza del supporto rotti. Giornaliero 4 ore con la stessa logica che abbiamo detto prima. Quindi esempio, break, riassorbimento, alla chiusura entro. Altrimenti break, vedo che riassorbo alla candela dopo, vado sulle 4 ore, prima chiusura 4 ore, entro. E ci sono gli stessi trade-off che abbiamo detto poco fa sull'utilizzo di un time frame o dell'altro. Invalidazione ovviamente nel caso di higher high oppure lower low, in questo caso higher high, nel senso che abbiamo il break, falso break perché rientro, se poi vado a creare, faccio un altro break e faccio un nuovo massimo sopra queste due candele, significa che è invalidato il pattern di falso break. Perché abbiamo detto sono molto simili? Perché se questa la guardassi in un time frame 2 giorni, vedrei una cosa così, ok? Molto molto banalmente. E questi sono i setup numero 2 e numero 3. Se non vedete gli stop loss, non spaventatevi, c'è un motivo e lo scoprirete alla fine. Setup numero 4, il più complicato ma forse il migliore, se lo si sa giudicare bene. Ecco, qua entra molto in gioco il giudizio personale, cerchiamo di standardizzarlo il più possibile, ma vedrete che non è semplice. Il setup l'ho chiamato domanda su supporto e viceversa, nel senso oppure offerta su resistenza. Cosa significa? Significa che all'approccio col supporto alla resistenza voglio vedere apparire segni di domanda o offerta, in particolare all'approccio col supporto segni di domanda, all'approccio con la resistenza segni di offerta. È il banale rimbalzo su supporto o resistenza, però è facile dirlo col senno di poi, ma come faccio a identificarlo
mentre accade il prima possibile, vi porto alcuni esempi. Allora, rifiuto persistente di superare il livello, quelli che io chiamo fail o swing lievi, su più candele. Cosa significa? Significa avere dei fail o swing lievi, nel senso che, vedete, qua c'è la resistenza. Questa candela va a fare un tentativo di attacco ma non ce la fa, qua un altro tentativo di attacco ma non ce la fa. In realtà questo è un time frame giornaliero, in questo caso avrei fatto molta fatica a individuare il fail o swing subito. E per questo motivo i fail o swing lievi li vado a vedere sui time frame inferiori, spesso e volentieri, assieme anche ai top o bottom multipli. Perché sempre quando io vedo un quadro di questo tipo, cioè un primo approccio debole ad una resistenza, per esempio, mi devo interessare, cioè in generale mi devo interessare sempre quando vado ad approcciare un livello chiave, ma in particolare se all'approccio noto dei segni di debolezza, come questo qui, che è un mini failure swing, un failure swing lieve se vogliamo, l'ho bucata, ma poi c'è stato riassorbimento. Quindi devo interessarmi a quello che sta succedendo qua, perché è un momento chiave, riuscire a entrare in un momento come quello fa la differenza tra un buon rischio rendimento e uno cattivo. Quindi cosa faccio? Vado a zoomare su un time frame più piccolo. Vado a zoomare su un time frame più piccolo e sto attento a quello che succede. Guardate, qua tutto è molto più chiaro perché abbiamo un primo fail o swing lieve, poi un tocco, un altro tocco e un altro fail o swing lieve. Qui abbiamo, vedete, una quantità di segnali pazzesca e questo mi indica che la price action non ce la fa a superare questo livello di resistenza e questo è un setup short, chiaro? Quindi questo è importantissimo. Una confluenza a tutto ciò, che cos'è che me la può dare? Il volume. Se il volume è scarso, mentre io vado ad approcciare il supporto della resistenza e invece è alto nelle candele di falso break o di fail o swing, allora è un segnale ulteriore. Esempio. Questa candela volume alto, questa basso, 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 alto. Quindi queste due candele che mostrano tentativo di break e assorbimento, tentativo di break e assorbimento, mi devono far capire che qua si concentra la maggioranza dei volumi e la maggioranza dei volumi, verosimilmente, è proprio in assorbimento. Ok? Quindi questo è un forte segnale di confluenza. Questo rimane più efficace quando il bias è concorde. Ovviamente un setup di questo tipo, con un bias bearish, diventa ancora più probabile e quindi viene ancora più voglia di entrare short. L'entry funziona a mercato, cioè un market order, perché il setup è estremamente aggressivo e viene invalidato al break. Quindi se poi io vedo questo, entro short, la candela dopo rompe la resistenza in maniera definitiva, ho sbagliato, invalidazione. Ok, possiamo andare al setup numero 5 che è abbastanza semplice, lo vogliamo. Sono gli N-upli top o bottom, ovvero rimbalzi multipli su supporto e resistenza. Banalmente, come lo identifico? Lo identifico quando ho la formazione di un supporto, ok? Quindi il primo tocco, e poi i volumi d'attacco nei tocchi successivi, cioè faccio il primo rimbalzo con magari la formazione a V che abbiamo visto prima. Poi quando vado a ritestarlo in futuro, voglio vedere dei volumi d'attacco al supporto e alla resistenza scarsi, quindi non è che c'è un sell-off fortissimo su un supporto lì, ma mi ci avvicino piano piano piano, e sarebbe ancora più bello se all'avvicinarmi del supporto poi entra in gioco della domanda con volumi, e qua poi magari però ci riconduciamo al setup 4. Quindi questi il 4 e il 5 anche loro sono molto molto collegati tra loro. Infatti ci sono due possibili entry sul setup numero 5. Il primo è il limit buy anticipatore, se supporto, limit buy, limit sell su resistenza. Quindi dopo il primo tocco, se vedo che scendo verso il supporto con volumi deboli, posso mettere un limit buy in quella zona lì, anticipatore maggior rischio. Entry tipo 2 a mercato, market buy, se vedo segni di domanda oppure offerta, dopo i successivi approcci a supporto e resistenza. Quindi dopo il primo tocco mi ci avvicino. Al secondo tocco vedo un setup come questo, ok? Al contrario, immaginatevelo se supporto, e allora vedo segni di domanda. Se vedo anche che i volumi d'attacco al supporto sono scarsi e pa si palesa poi appunto la domanda, benissimo, entry.
L'invalidazione quale sarà mai? Il break, chiaramente. C'è poco da dire, vedete? Tac, tac. E spesso e volentieri gli ennupli top o bottom sono accompagnati da altri pattern quali fail o swing o falsi break. Non capita raramente, anzi, capita estremamente spesso. L'ultima, ma non ultima cosa, perché è veramente importante, è come impostare la posizione in termini di stop loss e take profit. Ed è il motivo per cui fino adesso non abbiamo ancora parlato di stop loss. Allora, ci sono vari casi. Il caso di bias concorde tra high time frame e low time frame, il caso di bias discorde tra high time frame e low time frame e il caso di range. Andiamo a definirli tutti quanti. Caso 1, bias concordi, il più semplice. Esempio, bullish sia su high time frame che su low time frame, quindi le due strutture settimanale e giornaliera vedono massimi crescenti, minimi crescenti, quindi supporti che tengono e resistenze che cedono. Cosa faccio? Vado a ricercare solo setup long, ovviamente. I setup li cerco sempre comunque sul low time frame, attenzione. Solo i setup long e prediligo come tecnica di stop placement il trailing stop. Quindi vado a mettere lo stop, ad esempio, adesso volevo tornare alla prima slide, scusatemi, vado a mettere uno stop, esempio banale, adesso non prendetelo alla lettera, è solo per farvi capire, lo stop dopo, supponiamo che entriamo al break retest long, metto lo stop qua sotto e a ogni massimo nuovo e minimo nuovo, poi vado a spostare lo stop di volta in volta sotto al nuovo minimo per seguire il trend, ok? Questo perché sono i due bias concordi, entrambi bullish, non ha senso fare take profit subito quando c'è un palese trend in atto e quindi io voglio godermi il più possibile questo trend senza chiudere prematuramente la posizione ma proteggendola in maniera crescente con un trailing stop manuale spostato step by step, passo dopo passo, sotto i nuovi minimi sempre più alti. Poi ovviamente a questo abbinerò anche un maggior size perché è un setup più sicuro, tra virgolette, è più probabile che vada come previsto. Un setup long in un bias bullish su tutti i time frame ha molta maggior probabilità di riuscita. Caso numero 2, discordanza tra i bias. Esempio, bullish su high time frame, bearish su low time frame. Il setup che seguirò ovviamente sarà short, perché io comunque la price action la identifico su low time frame, attenzione, questo ricordiamocelo, però in un contesto di rischio, in un contesto di contromovimento, cioè sono consapevole che il bias high time frame è bullish, quindi anche se low time frame sto facendo dei lower highs e lower lows, il tutto si inquadra poi in una situazione bullish e quindi devo avercelo bene in testa. Per questo motivo vado a caccia di short, ma io faccio quel cosiddetto take profit ASAP, as soon as possible, il prima possibile. Quindi o punto a escludere il rischio alla prima resistenza o primo supporto minore, quindi su time frame giornaliero, che mi si palesa sopra la testa o sotto i piedi a seconda della direzione, allo scopo che il resto della posizione rimane aperta col setup previsto e però se va in stop loss vado in break even, quindi quello che ho guadagnato chiudendo la prima parte con l'esclusione del rischio pareggia quello che perderei lasciando aperta la posizione. E in ogni caso punto a fare dei take profit per chiudere tutta la posizione, non un trailing stop come prima, perché sto andando contro trend, ok? Il tutto questo non si applica, attenzione, per le posizioni di copertura, questo è un setup speculativo. Le posizioni di copertura hedging si comportano in maniera diversa e rimangono aperte in trailing anche contro trend, ma è un discorso a parte, quindi volevo solo puntualizzare. Il size sarà minore, ad esempio R contro R mezzi, fin tanto che la discordanza tra i time frames non si risolve banalmente. Time frame discordanti, minor probabilità, maggiori rischi, time frame più basso, rischio più basso. Biased concordi, minore rischio, c'è un trend più forte, maggior size e trailing stop. Ultimo caso, il caso ranging. Non mi importa il bias high time frame, se su low time frame sono ranging, io seguirò i setup da range e sono quelli di cui ho parlato nel video apposito Trading in the Range. Vi ho fatto vedere 5 setup anche lì all'interno del range con tutte le dovute spiegazioni. È un'altra mezz'ora di video, quindi per ovvi motivi non ve li spiego di nuovo adesso. Il tutto chiaramente è condizionato dal bias high time frame, quindi se high time frame sarò bullish, prediligerò il
long all'interno del range e viceversa. Questo è quanto, posso prendere il fiato, che dire, se avete qualsiasi tipo di dubbio, domanda o quant'altro, mi raccomando fatemelo qua nei commenti del video, seguitemi su Telegram se apprezzate insomma i miei contenuti e volete qualche pillola di mercato quotidiana, faccio analisi giorno dopo giorno sulla situazione, seguitemi anche sugli altri canali social di cui trovate i link in descrizione, lasciatemi un bel like se avete apprezzato il video e condividetelo con chi volete, l'importante è che citiate che l'ho fatto. Fatto io, poi potete farne quello che volete, è gratuito per tutti, più gente lo vede più sono contento perché io sono davvero per il trading ad alto livello per tutti, senza limiti, senza ne far pagare niente a nessuno. Questo è quanto, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.